Buongiorno, buongiorno e benvenuti a TG2 Lavori in Corso. Un'Italia come un Giano bifronte. Da una parte il bel paese con la natura meravigliosa, borghi e città piene di monumenti e di opere d'arte. Dall'altra gli abusi edilizi e gli scempi che sono stati fatti, scempi urbanistici, insomma, la grande bruttezza. E questo è il tema del nostro approfondimento dopo la sigla. Prima sono arrivati migliaia di palazzi, di case, poi sono arrivate le regole, i confini, i piani particolareggiati. Ecco la caput mundi anche dell'abusivismo, quella raccontata dal giornalista Antonio Cederno nelle sue inchieste. L'abusivismo, tra le tante conseguenze, c'è anche quella di distruggere, compromettere, far sparire, polverizzare ambienti storici, archeologici di grandissima importanza. Valga un solo caso dei tanti che sono stati censiti, la via Prenestina. Per esempio, sulla via Prenestina le costruzioni abusive, le lottizzazioni abusive hanno fatto sparire gli avanzi di 6 templi, di 2 edifici termali, di 9 ponti, di 2 torri, di 58 fra tombe e mausolei, 34 fra ville e edifici rurali romani antichi e ben 2 chilometri di lastricato stradale. Un'ottantina di borgate nate dal nulla, fuori dalle regole, dagli anni 50 in poi, hanno riscritto la mappa della capitale. Insomma, ha dettato legge non solo chi ha tirato su la propria casa dall'oggi al domani per necessità, ma anche speculatori e palazzinari. Ci sono caseggiati e palazzi che quando piove vanno sott'acqua. Alcuni attendono ancora fogne e strade, autobus e scuole. Le opere di urbanizzazione per interi quartieri sono arrivate dopo molti anni. Insieme a migliaia di domande di condono, solo gli uffici della capitale hanno un arretrato di 500.000 pratiche. Del resto, 3 sanatorie in 20 anni non hanno fatto altro che incoraggiare il mattone selvaggio. Guido Cupeddu è stato il primo guardiaparco a prendere servizio nell'Appia Antica, era l'aprile del 2001. Sino ad allora praticamente non c'erano controlli, ora sono in 8 a vigilare su un territorio di 3.500 ettari. Spesso uno vede un cancello ma dentro poi ci sono più proprietà, devi capire in quale proprietà sta avvenendo le cose. Non è sempre direttamente sulla strada che avviene o visibile. Sono 1.300.000 i metri cubi abusivi nella Regina Viarum, che dal centro dell'urbe giungeva a Brindisi, un paesaggio stravolto. Questa era inizialmente era un'officina, quindi siete ancora al portone d'ingresso dell'officina con la porta che scorreva. E poi c'è stato un secondo condono per un piante sportive, infatti realizzarono prima che arrivassimo noi guardiaparco, una piscina dei campi da tennis. E poi il tentativo di fare 14 appartamenti con un ennesimo condono. Qui sull'Appia di abbattimenti non se ne vedono da anni. Chi è riuscito a finire l'edificio, insomma, ci rimane dentro. Lo usa finché può. Di solito mesi, anni, una vita. Basta una domanda di condono, un ricorso al TAR per fermare tutto l'iter, rallentarlo. Non può essere rilasciato un condono presentato ai sensi della legge del 2003 se siamo all'interno dell'area protetta. Quindi, adesso non mi ricordo i numeri, ma di X domande di condono del 2003 dovrebbero essere spazzate via in un batter d'occhio. Per cui ci sono dei casi, io direi che sono diventati condoni archeologici, non perché sono su beni archeologici, ma è passato talmente tanto tempo, cioè stiamo parlando di abusi fatti negli anni 70. Ormai sono archeologia pure gli abusi. Buongiorno, buongiorno ai nostri ospiti, Giovanni Nicoletti, che è giornalista del TG2 e autore di questo dossier sulla grande bruttezza. Paolo Berdini, urbanista, buongiorno. Buongiorno. E poi collegato con noi da Cosenza c'è Rosario Privitera di Italia Nostra. Benvenuto anche a lei. Allora Giovanni, cominciamo subito con te. Tu hai fatto un viaggio che parte da Roma, finisce in Sicilia, tocca insomma le regioni più abusive per eccellenza e veramente un viaggio attraverso la grande bruttezza, attraverso gli scempi. Perché, la prima domanda che mi viene in mente, da Roma in giù?
Ecco, lì in effetti si concentra il grosso degli abusi, questo è stato un territorio appunto martoriato in questi anni, ma comunque lì si va a incidere su quello che è il patrimonio, la vera identità poi del paese, quindi il patrimonio che è la vera risorsa, la nostra cultura, i nostri borghi, la nostra storia. Abbiamo visto a Roma negli anni, però l'abusivismo è cominciato, è vero anche per dire, è cominciato dopo la guerra, è stato anche all'inizio un abusivismo per necessità, insomma bisognava ricostruire, magari i piani regolatori erano lunghi, quindi la gente si doveva ricostruire le case dalle macerie, quindi si è costruito un po' così. Però poi da abusivismo di necessità è diventato abusivismo punto. Certo, parte la speculazione dagli anni 70, da quando il paese insomma ha vissuto la fase espansiva dell'economia, le famiglie hanno arricchito il loro patrimonio, allora comincia l'abusivismo di speculazione. Però noi continuiamo a far finta che ci sia l'abusivismo di necessità, quindi facciamo il primo condono, il secondo, il terzo 2004 e continuamente nel Parlamento ci sono domande. Ecco Giovanni, nel servizio l'abbiamo citato più volte, ci sono stati 3 condoni. Il primo risale agli anni Ottanta, primo grande condono fu Craxi, se non sbaglio. Praticamente uno ogni 10 anni, questo ha praticamente creato una situazione di illegalità diffusa nel paese, si è spinto un po' la gente a fare degli abusi. Certo. Quindi, professore, io perché volevo chiedere se tu costruisci e poi, ma molti proprio costruiscono così, e quando parliamo di abusi non è tanto la finestra che viene aperta, certo, anche quella, oppure la parete, il tramezzo all'interno di un, cioè chi si costruisce attico e superattico, no? E sopra, sul terrazzo condominiale. Case interamente abusive, cioè con i 3 condoni sono state presentate domande per qualcosa come 2 milioni di immobili, quindi in termini di appartamenti sono 5 milioni di appartamenti. Allora, 5 milioni di famiglie in tutta Italia, da Roma in giù, ovviamente vivono in case completamente abusive, che quindi non sono state costruite con criteri antisismici, che non hanno spesso gli allacci alle fognature, dunque inquinano la falda. Questa è l'Italia che dobbiamo cancellare. Diciamo che con criteri antisismici pochissime case, persino nelle zone molto sismiche, si continua a costruire senza i criteri antisismici. Anche dopo il terremoto di 10 anni fa, 15 anni fa in Umbria, hanno continuato a costruire senza tener presente di alcuni principi antisismici. Ma Giovanni, com'è possibile farsi autorizzare un palazzo alto 2 piani di più del necessario, oppure in quartieri che non sono la periferia, no? Ma quartieri come i Parioli, come il quartiere Coppedei, sono due quartieri eleganti di Roma. Lì c'è l'estensione della cultura abusiva, se posso dire, all'ordinaria amministrazione, perché nel 2009 scatta il piano casa che viene dal governo centrale, il governo Berlusconi, ma che viene applicato da tutte le regioni, quindi è bipartisan, tutte e due gli schieramenti applicano il piano casa. Con il piano casa io posso demolire e ricostruire, a meno che il comune non abbia la lungimiranza di escludere alcune zone, con aumenti di cubatura che vanno dal 20 al 35%, e quindi sono i 2 piani in più che dice lei, io demolisco e faccio uno scempio. Però, sì, infatti, però il piano casa è anche venuto, diciamo, sull'onda di una crisi economica, una crisi anche edilizia, quindi forse quello era, però poi è andato a toccare ben altro, insomma. Il grave è aver cercato di dare soluzione alla crisi economica vera che dovevamo combattere con ricette di basso profilo, di basso respiro, cioè per vincere la crisi economica bisogna rimettere mano alle città, rendere antisismiche nel loro complesso, allora sì che avremmo tanto lavoro. Giovanni, nelle Teche Rai tu hai scoperto qualcosa di molto particolare, prima di passare poi alla campagna, okay. Che cosa sì, era? Sì, abbiamo scoperto questa figura di Cederna, che è famoso giornalista, che ha posto già negli anni 50 questo problema dell'abusivismo, è stato uno di quelli che ha cominciato a combattere e diciamo che
Oggi cosa potrebbe dire, ci possiamo chiedere, ha posto il problema inizialmente dell'Appia, di gangster dell'Appia. Nel 1953 ha scritto dei gangster dell'Appia, esatto. Quindi. Ma allora, adesso però vediamo il secondo servizio tratto dal tuo dossier, un servizio che riguarda la Campania. Io quando sono venuto qua, questo era un lido. Quindi c'era un lido? E poi c'era la... Davanti c'era tutta la spiaggia. La spiaggia, o ciò che ne resta, è quella di Bagnara, a Castelvolturno, nel Casertano. Carcasse, ruderi di quelle che un tempo erano le seconde case al mare della classe media campana. Fanno quasi da argine alla furia delle onde. Ma queste comunque sono tutte case abusive che risalgono a tanti anni fa? Sì, però tanti anni fa la spiaggia si andava con la bici. Era a 150 metri da qua. La cementificazione del Volturno, dei suoi argini e poi lo sbancamento illegale della sabbia per costruire fino a mezzo chilometro la spiaggia inghiottita in pochi anni. Quelle che un tempo erano le case di imprenditori, di professionisti, che oggi non sono più frequentate, diventano ovviamente oggetto di abbandono e di conseguenza risultano spesso occupate da persone indigenti o da immigrati. Noi siamo una popolazione di circa 25.000 abitanti e produciamo rifiuti per 50.000 abitanti, quindi è come se ci fosse una città sommersa, una popolazione fantasma di cui non riusciamo a venire a conoscenza. Tra le rovine decine di ordinanze di abbattimento, ma il comune di Castelvolturno è in dissesto, difficile trovare i soldi per cominciare a fare ordine, così è il mare a farsi giustizia da solo. Hanno costruito abusivamente, anche in zone sottoposte a vincoli idrogeologici, vincoli paesaggistici, ovunque insomma. Quante sono le domande di condono? Inizialmente erano 12.000, diciamo un 4.000 sono state evase, ce ne sono altre 8.000 da evadere. Ovviamente gran parte, cioè una buona parte, non sono sanabili. Per abbattere tutta quella zona, parliamo di 3-4.000 abitazioni, ci vorrebbe una finanziaria, quindi secondo me è assurdo parlare di abbattimenti. Dimitri Russo non è l'unico sindaco campano a pensarla così. Qui le costruzioni negli anni si sono moltiplicate senza regole. A Casal di Principe, dove ha dettato legge per anni uno dei clan camorristici più potenti, c'è un piano regolatore da appena 7 anni. Si contano almeno 2.000 case abusive, di cui 200 con ordinanza esecutiva, restano lì al loro posto. Molte, ci dice il sindaco Renato Natale, sono abitate, non sapremo dove mettere queste persone. È un'ipocrisia dire che la soluzione all'abusivismo è quella di abbattere le case abusive esistenti ad oggi. Dove li prendiamo questi soldi? Merita lo Stato? Si meriteranno, possiamo cominciare, ma non sarebbe meglio se meritessero questi soldi per fare le strade, le foglie, dare assistenza sociale? Quindi come si potrebbe fare, secondo lei? Dare a me, comune, la possibilità di, nell'ambito dei miei piani urbanistici, di prevedere piani di rigenerazione urbana quartiere per quartiere, in cui io vado a prevedere, dal punto di vista sismico, la sistemazione sismica, l'efficientamento energetico, il recupero degli standard urbanistici, la piazzetta, la scuola e così via. Poi dico, chi aderisce a proprie spese a questo piano di rigenerazione, che significa? Cioè il cortile, un pezzo lo metto a disposizione per il parco, mi faccio l'efficientamento energetico, faccio l'intervento per la sistemazione dal punto di vista sismico, chi aderisce a questo piano di rigenerazione urbana potrà avere poi la licenza in sanatoria. Fermo restante che non ci siano vincoli di tipo particolare. Allora, si contano 40.000 abitazioni abusive abbandonate, pronte ad essere occupate. Lo Stato si è arreso in Campania? In Campania c'è questa situazione così tragica che abbiamo appunto documentato con le nostre telecamere, e qui c'è il problema che i sindaci devono affrontare in qualche modo questo problema delle case abusive, che a Castelvolturno sono seconde case che sono state abbandonate dalla borghesia in quegli anni, e quindi adesso avete visto in che condizioni sono, la maggior parte attirano gli immigrati che occupano abusivamente poi queste case o le affittano a prezzi bassissimi.
E invece a Casal di Principe sono soprattutto prime abitazioni, per cui avete sentito il sindaco ha posto questo problema. Ma lì c'è un problema. E che abitazioni? Io sono stata, non so se ti è capitato di vedere certe case abusive a Casal di Principe, soprattutto quelle poi che sono state sequestrate ai boss, cioè si costruivano le piscine sul tetto, certo. Delle cose incredibili, certo. Veramente. Certo. Lì c'è questa proposta che poi della legge Falanga, che è venuta poi meno, c'è stata una grande battaglia, perché prevedeva appunto un ordine cronologico diverso degli abbattimenti, non secondo la presentazione delle domande, ma partendo prima dalle abitazioni disabitate, quelle pericolanti, quelle sequestrate ai camorristi o quelle in aree vincolate. Poi la legge appunto è stata fermata perché si diceva nascondeva il rischio di una sanatoria. Ecco, tutte sono sanatorie, Bernini, queste si tratta di sanatorie mascherate? Non c'è dubbio, sulla Falanga è stata fatta da parte nostra, insomma, quindi da parte di Cederna, da coloro che hanno studiato con Cederna, una battaglia di principio, cioè non si fa il quarto condono mascherato. Avessero il coraggio di dire che questo paese va avanti condono dopo condono. Anche perché comunque il condono perché si fa? Quando è che un paese fa il condono? Non lo fa perché dice vogliamo condono. Quando batte cassa, insomma, per fare soldi. Ma il dramma quindi... è questo, e lo diceva il sindaco, se posso permettermi. Cioè, il condono ha dato allo Stato italiano 15 miliardi di euro, che sono tantissimi. Non ai comuni per risistemare gli abusi. Ne abbiamo spesi almeno 50, quindi il condono è finto che faccia entrare soldi, fa perdere soldi. E lo diceva bene il sindaco, dice no, io non posso demolire perché non ho i soldi. Dopodiché è meglio fare il piano, così facciamo la piazzetta. E chi la paga la piazzetta? La paga la collettività, quindi è un costo che ci mettono in carico a noi. Si parla di abusivismo pazzesco. Di necessità in questi casi, dice, le persone ci sono, non ci sono le case, c'è l'abusivismo, ma si chiude un occhio per questo motivo? Ma non c'è più l'abusivismo di necessità, e nel caso ci fosse, la legge dello Stato 1985, quindi ormai è una legge consolidata, prevede che non ci sia la demolizione, a meno che non si tratti di aree a rischio idrogeologico. C'è l'acquisizione al patrimonio pubblico, allora se la smetterebbero di fare l'abuso. Sì, allora mi serve anche per lanciare la Calabria, perché credo che i problemi siano più o meno simili, uguali. Quanto la malavita, le organizzazioni criminali, Andrangheta in Calabria e insomma anche quelle dei boss Campani. E quanto ci guadagna da queste situazioni? Tantissimo, nel bel documentario che abbiamo visto, guarda caso, fa vedere le quattro regioni che sono insomma a grave infiltrazione camorristica, mafiosa o di malavita organizzata: la Campania, la Calabria, la Sicilia e in parte anche la Puglia. Sì. Allora, adesso andiamo in Calabria, la devo interrompere. Andiamo in Calabria, anche perché così apriamo la discussione col nostro ospite che sta a Cosenza. Le fiumare, sentieri tortuosi che scendono dalla montagna al mare, in città ne passano almeno 7, ormai seppellite da cemento e asfalto. Dove l'acqua ha scavato il suo percorso nei secoli ci sono strade, palazzi, persino scuole e caserme. La fiumara Sant'Agata è la prima che si incontra arrivando a Reggio da Sud, verso il quartiere Modena. Con le piogge in poche ore questo ruscello può diventare un torrente impetuoso. 2 giorni di pioggia ed ecco quello che è successo in Calabria. Da Reggio, lungo la costa ionica, 1000 chilometri quadrati distrutti dalle fiumare. Il 21 ottobre 1953 le fiumare reggine esondarono, provocando centinaia di morti e dispersi. 5.000 case distrutte, altrettanti sfollati, e non c'erano ancora cementificazione e abusivismo. Vediamo qui il superstite del primo argine della fiumare Sant'Agata, quella degli anni 50. Siamo subito a monte di questa costruzione abusiva, qua è tutto abusivo, eh? Ecco, poi abbiamo il secondo argine che vediamo in secondo piano, e la cosa assurda è qualche anno fa la fiumara del secondo argine, che era larga circa 60 metri, è stata ulteriormente ridotta con una sorta di imbuto a 20 metri. Ecco, teniamo presente che questa fiumara, dove ci stanno quelle case lì in fondo, è larga 200 metri, quindi praticamente da 200 metri passa a 20 metri e ancora più a valle, dove c'è l'aeroporto, passa a 15 metri. Se costruiamo all'interno della fiumara, le leggi della natura ci dicono che possiamo condonare quello che vogliamo, comunque la natura, quindi il fiume o la fiumara, si riprende gli spazi che le appartengono.
Ma a Reggio Calabria c'è una città fantasma, parallela, costruita senza regole. In nero sono rappresentati gli edifici realizzati all'interno delle aree di piano. Quindi all'interno del piano regolatore. Del piano regolatore Quaroni, che è di molti anni fa. Invece quelle in rosso? E quelle in rosso sono invece le costruzioni che appunto sono definite illegali, perché costruite al di fuori del piano. Una volta che sarà approvato il nuovo piano strutturale, ci sarà il problema di come fronteggiare questa situazione. La tartaruga Caretta Caretta torna dopo 20-25 anni dalla nascita con una sorta di GPS naturale nel luogo dove è nata, dopo aver vagato per il Mediterraneo. Purtroppo il litorale è cambiato, spesso stravolto. Il 65% del paesaggio costiero calabrese è stato trasformato, urbanizzato. Questa, come tutta la costa calabra, circa 700 chilometri, è interessata da abusivismo veramente importante. Uno studio commissionato dalla Regione Calabria nel 2008 ha censito qualcosa come 5.500 abusi su tutta la costa, si può dire uno ogni 100-150 metri. Di questi oltre 4.000 con vista mare, cioè entro 50 metri dalla linea di costa, almeno 700 quelli da abbattere. Povera tartaruga, fa impressione vedere che dopo 25 anni ritorna sperando di ritrovare la spiaggia dove è nata e non proprio non sa che cosa fare. Allora, Rosario Privitera, buongiorno, lei è collegato con noi. Buongiorno. Da Cosenza, Italia Nostra. E, perché la Calabria è così martoriata dall'abusivismo e veramente dagli orrori, insomma? Ma il problema dell'abusivismo deriva da una urbanizzazione spinta che troviamo in tutto il sud Italia. Questo perché probabilmente nei decenni l'idea di costruire ha fatto parte della cultura generale di un popolo. Dobbiamo dire però che da qualche anno vi è un'inversione di tendenza, vi è una sorta di maggiore consapevolezza da parte del cittadino e da parte dell'ente pubblico. C'è un po' più di attenzione nei confronti proprio del rispetto e dell'ambiente e del territorio, la voglia di valorizzare un paesaggio che invece, se ben tutelato, può diventare non solo fonte di attrazione turistica ma quindi fonte di reddito. Italia Nostra dal 2011-2012 propone la cosiddetta lista rossa degli ecomostri, la lista rossa dei luoghi e dei siti a grande rischio. Questo ha coinvolto tutta la popolazione italiana e i cittadini più sensibili sono diventati dei veri e propri segnalatori di problematiche di questo tipo. Teniamo conto che oltre all'abusivismo che ci ha dato grandi problemi in termini di dissesto idrogeologico, non dimentichiamo la tombatura delle fiumare che ha provocato e continua a provocare ogni anno, in seguito a piccole o grandi alluvioni, danni incredibili. Teniamo conto che vi è anche un altro problema da considerare, e cioè la voglia di abbattere siti e manufatti di grande interesse storico-culturale, per esempio l'archeologia industriale, che è spesso presente in ambito urbano e periurbano, ma che però può essere un ostacolo a che cosa? Alle costruzioni a tutti i costi. Un'idea di Italia Nostra è proprio quello di proporre l'idea di paesaggio protetto, e cioè la possibilità di realizzare dei disciplinari da destinare ai comuni e gruppi di comuni che si trovano in paesaggi omogenei. Faccio l'esempio del paesaggio viticolo terrazzato della Costa Viola Regina. E quindi un paesaggio protetto che si può configurare come una sorta di bollino di qualità attraverso il quale
un comune o gruppi di comuni non fanno altro che esternare che cosa? Il rispetto delle regole, il rispetto dei vincoli, il rispetto di ciò che già ogni legge regionale prevede e che quindi può diventare un motivo di vanto e, se vogliamo, un motivo di attrazione anche per tutto ciò che riguarda il turismo verde, il turismo ecologico. Senta, Brivitera, no, le volevo dire, lei mi parla, dice, ha detto all'inizio che la situazione è un po' migliorata in Calabria. Allora, come si spiega, per esempio, il fenomeno della duplicazione? Per esempio, cioè Bova Paese, Bova Marina, Riace Paese, Riace Marina. Insomma, questo non sempre di più, perché si costruisce sempre di più sulla spiaggia rispetto ai paesi bellissimi, certo, antichi. C'è stata una tendenza negli anni che ha determinato l'abbandono dell'entroterra verso le fettucce costiere. Questo è un fenomeno tipicamente italiano, si punta a muoversi verso la città laddove vi sono i servizi e ad abbandonare purtroppo le aree interne, le aree montane, con tutto ciò che ne deriva. L'esodo rurale, il fenomeno dell'abbandono da parte del vero custode del territorio, che continua a essere il contadino, ha determinato queste dicotomie, cioè i comuni che hanno la parte a valle e la parte sul mare. Questo oggi può essere naturalmente un effetto che possiamo recuperare, e cioè laddove invece vi è stato l'abbandono, a volte non vi è stato l'abusivismo, quindi troviamo aree interne che non sono soggette a questi fenomeni quanto invece le aree costiere, e che possono diventare il punto di forza proprio di queste aree, di questi comuni, perché sono quei luoghi, quei siti dove ancora vi è la grande bellezza che è tutta da scoprire, scrigni incredibili di cultura e di bellezza del territorio. Quindi anche qui vogliamo dire che spesso, se l'abbandono ha determinato l'esodo della popolazione, oggi a distanza di 20, 30 e 40 anni quell'abbandono ha consentito di salvaguardare paradossalmente alcuni siti che possono diventare fattori di attrazione. Berdini, un suo commento. Ma il commento è questo: è vero che l'abbandono ha preservato, lo diceva Berenson, insomma, ha preservato alcuni paesaggi. Il problema è che quei luoghi sono vuoti di persone, quindi o noi abbiamo una politica complessiva che restituisce, penso all'Appennino interno ormai è pieno di anziani, non c'è più nessuno. Allora, o c'è un incentivo ad andare o quelle aree saranno per sempre abbandonate. Faccio un'ultima considerazione, se permettete. No, dall'altra parte della costa, a Crotone, dove c'è un pezzo di Magna Grecia, di una bellezza sconfinata, è deturpato da abusivismo. Lo demoliamo o no? Perché altrimenti tutte però allora a questo punto viene spontaneo dire, abbiamo sentito tutti i sindaci, però le demolizioni costa quasi più una demolizione. Benissimo. Che ricostruire. No, questo no. La demolizione costa pochissimo. Problema allora è che, perché dicono costa ma perché, tanto? Perché è tutta una sceneggiata. Volevo sentire Italia Nostra che pensa, costano o non costano le demolizioni? Ma il costo, oltre a essere economico, credo che sia un costo legato al coraggio, alle problematiche ambientali, tra virgolette, e quindi alla problematica che un'amministrazione comunale si ritrova rispetto ad abbattimento in serie. Ed è un problema serio, perché si creano situazioni non ottimali. Abbiamo visto sindaci sotto scorta proprio perché hanno dato via alla serie di abbattimenti. Ma è anche vero che laddove l'abbattimento non è possibile, o perché è troppo costoso o perché non ci si riesce, si può convertire. Vi sono degli ecomostri, per esempio, che potrebbero essere convertiti in altro, come ad esempio i giardini o i boschi verticali, mascherature che possono avere una funzione. Vedo l'urbanista non è molto contento, non è convinto, cioè, dal giardino verticale. E non ce ne abbiamo nascondo, ancora tanti. Vanno a terra, i paesi civili fanno questo in tutte le parti del mondo, la parte pubblica, perché eccolo qua, questa foto che fate vedere, meravigliosa,
quella è terreno nostro, è arenile, cioè è bene di tutti gli italiani. Quindi qui hanno costruito, la foto alle mie spalle, hanno costruito sul terreno pubblico. Dello Stato pubblico. Esattamente, quello va a terra, non è che possiamo dire no, facciamo il giardino verticale come a Milano, è fallito a Milano, figuriamoci. Allora andiamo in Sicilia, continuiamo il nostro viaggio, l'ultima regione, la Sicilia, dove un'oasi naturale convive con le case abusive e non è una convivenza facile. Stai a casa. Siamo all'interno dell'oasi naturale del Simeto, il più grande fiume siciliano che sfoggia proprio qui a sud di Catania. Questa è una zona di sosta per gli uccelli migratori nei loro viaggi di migliaia di chilometri. Una riserva nata nell'84. Da un lato c'è il punto di osservazione dei volatili, c'è il lago di Gornalunga, evidentemente interesse naturalistico massimo, e lì ci sono delle case proprio costruite sull'argine del lago e con rischio idrogeologico evidentemente elevato. Questi sono nuclei che di fatto sono nati abusivamente, il grosso dei quali ancor prima dell'istituzione della riserva. Questo lo si può notare da questo, come dire, rientranze della zona A, perché noi sappiamo che la riserva si distingue in zona A e zona B, la zona A è una zona di massima protezione. Siamo nell'oasi, perché tutto parte dal discorso che l'oasi è nata nell'84, quando gli immobili sono nati prima dell'oasi. Cioè, se tu non mi metti, mi metto un vincolo successivamente a quello che ho fatto io. Case di villeggiatura, prime case, villette affittate o abitate, alcune persino con affissi cartelli vendesi, case condonate, in parte nel tempo o in attesa di una risposta. Ognuna ha una storia, un destino, ma non si sa ancora quale. Ad oggi giacciono presso il comune di Catania, che è l'ente competente sul piano urbanistico, circa 3.500 richieste di sanatoria edilizia. Quante ne sono state concesse, che le so? Direi poche, non so il numero esatto, ma direi poche, poche decine ad oggi. Il comune di Catania non ha ancora approvato il piano di utilizzo della riserva. Si aspetta da metà degli anni Ottanta. Dovrebbe mettere ordine nel caos. Chi ha costruito si sente vittima dei ritardi. Sono tutti immobili che, valutati ovviamente uno per uno, dovrebbero essere abbattuti, dovrebbero essere demoliti, soprattutto se ricadono in una zona di inedificabilità assoluta, che è quella che è all'interno dei 150 metri dalla costa. Quindi queste dovrebbero essere abbattute? Dovrebbero essere abbattute, ma sono quasi tutte in ricorso al TAR, perché queste, per esempio, questo immobile è dentro i 150 metri, però i 150 metri non è una norma nazionale, è una norma del statuto con la regione. Quindi loro sono già abitanti qua dal 76 e all'epoca non c'erano i 150 metri. Verdini, mi ha colpito molto, mi hanno colpito quei cartelli vendesi, ma come si fa a vendere, scusi, una casa abusiva? Cioè, un notaio non te lo fa all'atto? No, il notaio non fa all'atto, ma il problema è oggi è ancora peggiore. Cioè, non si vende più perché nessuno compra più una cosa così brutta. Cioè, ormai questo è un paese che si è pure anche costruito culturalmente. Perché mai dovrei andare a comprare una casa in quella bruttezza? Oddio, la casa è brutta. No, però è meravigliosa. Allora ci mangiamo le mani. Cioè, se avessimo costruito con criterio, come fanno nel nord Europa, quelle zone sarebbero le più pregiate, no? E allora non venderesti a 500-600 euro a metro quadrato? Perché non nulla. È che i norvegesi non costruiscono, certo, sui fiordi. Certo, ma costruiscono con intelligenza, quindi fanno delle cose meravigliose dove noi andiamo con gran piacere. Lì non ci va nessuno. E quali sono i danni veri dell'abusivismo? Sono danni economici che noi paghiamo, perché appunto, lo dico, a Ralacini, a Crotone, non ci va pochissima gente, solo gli appassionati, e sarebbe un luogo internazionale di turismo, però non vado a vedere le case abusive insieme al Tempio Greco. Dopodiché qui i valori immobiliari, vi dico, sono 500 euro a metro quadrato, nulla, no? Rispetto a una casa normale costa 1000 euro a metro quadrato a costruirla. Quindi quelle case non valgono più nulla. Abbiamo distrutto l'economia di questo paese.
Qual è il futuro a questo punto che ci aspetta? La domanda ve la faccio a tutti e tre, partiamo rapidamente che siamo in chiusura. Da lei, Privitera. Sì, il futuro è recuperare la bellezza. Se riusciamo a trasformare davvero la grande bruttezza in grande bellezza, sicuramente avremo un guadagno negli anni in termini di civiltà, perché ricordiamoci che laddove vi è la cultura del bello vi è sicuramente civiltà. Verdini? È giusto, è giustissimo. Cioè, ricostruire il bello, però, mi permetto solo questo, c'è bisogno di soldi. Le città diventano belle soltanto con grandi investimenti pubblici. Urbino diventa meravigliosa perché il Duca ci butta un fiume di soldi. Che ma il Duca faceva come gli pare. Certo, ma decideva lui lo Stato dove può fare come soldi. Gli pare. Questa, da noi manca la figura dello Stato. Lo Stato deve fare come gli pare. Cioè, i vincoli vanno rispettati. Lo Stato serve a questo perché ridistribuisce la legalità in un paese. Non per nulla siamo in una regione ad alta... criminalità. Allora ricostruiamo proprio la figura dello Stato, se noi rimettiamo mano a questa piaga dell'abusivismo e la chiudiamo per sempre. Io non so qual è il futuro che ci aspetta. Quello che posso dire è che da parte nostra, dei giornalisti, la cosa importante è mettere in evidenza, documentare quelli che sono questi scempi, perché veramente abbiamo visto queste distruzioni. È stato un percorso, è stata una vera sofferenza poi vedere e documentare queste cose, perché ci sono dei territori, dei panorami, dei centri che fanno vedere la storia, sono la nostra risorsa, quello che poi ci unisce, la vera identità del nostro paese, che va andando sprecata. Allora, abbiamo visto però, abbiamo visto da Roma, questo viaggio è stato da Roma in giù, però possibile che al nord non esista abusivismo? Possibile, possibile. Come cioè, possibile? Esiste un abusivismo, devo dire, spicciolo. Cioè, ho cambiato la destinazione d'uso del mio garage, è diventata la stanza in più perché è cresciuta la famiglia. Siamo a questo, ho chiuso la veranda, ho chiuso il balcone. Sono piccoli abusi, è un reato anche quello, però un conto è fare una casa in zona vincolata. Qual è la regione più virtuosa? Ah, tutte quelle del nord sono virtuosissime. Insomma, pensate all'Alto Adige, dove c'è una cultura, non per nulla, insomma, costruita dallo Stato, lì non c'è abusivismo. Io vi ringrazio moltissimo, grazie a Paolo Verdini, grazie a Rosario Previtera, che era collegato con noi da Cosenza, e grazie a Giovanni Nicoletti per aver fatto questo veramente bellissimo... Sì. Quasi un dossier sulla grande bruttezza. E adesso benessere, Giulia Apollonio. TG2 Lavori in corso termina qui, adesso abbiamo la prima edizione del TG2 e noi ci rivediamo domani alla stessa ora alle 10. Ciao e buona giornata a tutti.